Ma con i bambini non si scherza, eh. Ci sono 26.000 bimbi fuori dalle case, portate via alle mamme e ai papà, in alcuni casi con motivi più che validi, in altri casi come quello di Bibbiano, con evidenti forzature e malafede. C'è qualcuno che però, per motivi non so se economici o ideologici, lo decideranno i magistrati, portava via i bambini alle mamme e ai papà. Ed è una cosa Certo, inaccettabile. inaccettabile. In quella zona si sono moltiplicati negli anni i bimbi portati via e le spese. E stando alle indagini, qualcuno pensava di aprire dei nuovi centri chiedendo soldi all'ente pubblico. Quindi il problema non sono i cittadini di Sì, certo, Bibbiano, ma secondo le lei davvero maestre o i il bimbi di PD può Bibbiano. essere Il considerato il problema sono partito quei del 26 rinviati a giudizio. Qual è la responsabilità che io do al PD? Che ha liquidato tutto dicendo è un Ma no, raffreddore. ha detto c'è un'inchiesta alla Quando porti magistratura, vedrà la via un magistratura. bimbo a una mamma e a un papà, non puoi parlare di errore tecnico o di raffreddore se lo fai per guadagnare quattrini. Ci sono 26 Va bene, indagati e 108 dobbiamo capi di chiudere, però imputazione. Ci insomma, sono 26.000 e il bambini, mi Partito scusi, Democratico ha ci detto sono andiamo fino in fondo in 26. questa Ma vicenda. È uno la colpa. legge prevede, mi scusi, la legge prevede che l'affido abbia come obiettivo Ma finale certo, è riportare chiaro nelle che. Ma famiglie i segretario, bambini portati via. le sto dicendo che Questo sono non stati fatti errori accade. gravissimi, ma se ne dovrebbe occupare la magistratura, lei non pensa? Perfetto, e se ne sta occupando. Per me è un fatto gravissimo. Se per le sardine, Prodi, Bonaccini e il PD. Invece è un fatto minimale, è un raffreddore, è un errore Ma tecnico. nessuno lo Per me, dice. da papà, è una vergogna Benissimo, mondiale. E io grazie. giovedì alle 18 Starà lì a sarò con fare le la compagnia. mamme e i papà in piazza a Bibbiano, Grazie, perché i bimbi non grazie, si toccano. grazie.